Il piano di interventi in materia di sicurezza stradale dell'Assessorato alle opere pubbliche della Regione Piemonte si arricchisce di un nuovo capitolo. Abbiamo dimostrato in questi anni la capacità di sbloccare le grandi opere, portato avanti gli interventi di minor dimensione, utili a risolvere problemi cronici della nostra viabilità. Sosteniamo comunque le province, migliorando la sicurezza e la percorribilità dei nodi più critici. È quanto afferma il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi. Ringraziamo la Regione per la vicinanza ai territori, nello specifico l'intervento sulla strada Trossi all'altezza del comune di Villanova Biellese. Dunque prosegue l'intesa con la Regione per dare una nuova forma alla strada Trossi che passa attraverso il suo raddoppio e su interventi puntuali come questo. Un altro passo concordato con la Regione per un approdo più agevole verso l'autostrada è la messa in sicurezza di un incrocio in comune di Valdilana, in località Valle Mosso, un intervento molto importante. È il commento del presidente della provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo. Ogni provincia riceve 40.000 euro anche per il monitoraggio automatizzato del manto stradale. Per quanto riguarda dunque la provincia di Biella, messa in sicurezza della rotatoria sulla strada provinciale 230 in comune di Villanova Biellese, la sistemazione dell'incrocio tra le strade provinciali 305 e 400 nel comune di Cerione e la rotatoria tra le strade provinciali 232 e 113 nel comune di Valdilana.